quelle che sono anche le nostre coordinate 366-784-122 per sms, whatsapp e anche le vostre note vocali, oppure 334-773-0020, numero buono per prenotarsi ed intervenire in diretta. C'è Marco Bucciantini, il nostro opinionista, pronto a rispondere a tutte le vostre domande. Lo salutiamo con piacere. Ciao Marco, buon pomeriggio, ben ritrovato. Bravo, pomeriggio a tutti. Ripartiamo subito dalla provincia di Pavia, dove per noi c'è collegato Lele. Buon pomeriggio e benvenuto. Buon pomeriggio ragazzi, complimenti. Grazie. Allora, volevo sottoporre al mitico Bucciantini, un grandissimo, una mia considerazione su Mister Inzaghi. Detto che a mio parere il buon Simone, tante qualche inciampo clamoroso ed ogni riferimento alla sua prima stagione chiaramente voluto, in questi due anni abbondanti di Inter è cresciuto tantissimo, compiendo un ulteriore step che lo rende degno di un top club qual è l'Inter, nutro ancora dei dubbi e delle perplessità sulla gestione del turnover, che è di fondamentale importanza nel calcio di oggi per una grande squadra. E faccio un esempio concreto. Secondo me, dopo la straripante vittoria nel derby, Inzaghi presenta alla prima di Champions un Inter 5 Champions del derby. A mio modesto parere, se avesse ripresentato la stessa squadra facendo poi un turnover integrale contro l'Empoli, si sarebbe ritrovati i titolarissimi col Sassuolo più riposati e non spremuti. Volevo sapere cosa ne pensava il mitico Bucciantini, grazie. Ok, grazie Lele per la tua riflessione, per la tua domanda. Marco. E qui Lele non mette in discussione il turnover, infatti concordo con tutta la prima parte, non quella di complimenti a me, quella di un allenatore che comunque è cresciuto anche in un ambiente, ma semplicemente perché Inzaghi tutto sommato aveva avuto solo un'esperienza, si è misurato con un'esperienza con più aspettative, no? Con più obblighi, quella di una squadra che rispetto alla Lazio deve partire per centrare l'obiettivo della Champions, sempre centrato qualche quest'anno ancora più pressione, perché quest'anno sembra destinata proprio un destino allo scudetto, l'anno scorso una grande Champions, però sì, è cresciuto probabilmente rapportandosi con appunto un ambiente più probante, con giocatori più difficili da gestire nella Lazio. Se ti ricordi, le reazioni erano semplici, c'erano quattro giocatori superiori e sempre titolari, due centrocampisti e due attaccanti, poi metteva Casedo ogni tanto, qui c'è da fare le scelte e le ha fatte. E, tutti ricordano, ma lui perde lo scudetto il primo anno, secondo me, perché arriva con Barella e Brozovic senza energie in un momento decisivo, addirittura con qualche infortunio, perché erano arrivati a febbraio e avevano già giocato 40 partite a testa. Erano sempre stagioni post-Covid, un po' difficili a programmare, un po' difficili a pensare, però io non mi riferisco solo, è chiaro che se poi l'Inter vince il derby il campionato finisce con mesi d'anticipo, è chiaro che se poi a Bologna non succede quello che succede, l'Inter comunque avanti, però poi il Milan fa 87 punti, che sono tanti, l'Inter di Conte ne fa 90 o 91, cioè serviva di replicare lo stesso risultato senza Conte e senza Lukaku, quindi poi tutto sommato 84 punti non furono pochi, ma se mancò qualcosa fu l'energia del centrocampo in un momento in cui arrivava uno spompe. Quindi bisogna prendersi i rischi quando le energie ci sono, a inizio stagione devi includere, allargare il numero di titolari, portare quanti più giocatori possibili a essere titolari anche nel minutaggio, nella condizione, nella possibilità di usarli quando vuoi, scegliendo te e non facendo scegliere il medico, e quindi uno poi quando fa queste cose le mira. È chiaro che aveva bisogno di un certo tipo di derby e lì c'erano, poi qualcuno ha riposato, poi qualcuno è tornato, non si sta prendendo dei rischi per arrivare a 17-18 giocatori titolari. Io sto con lui, se poi poteva farli giocare con l'Empoli, farli risparmiare con l'Empoli, farli giocare col Sassuolo, sì, col senno di poi, però lo scorso anno è con l'Empoli che ha perso contatto con Napoli, no? Vi ricordate? Sì. Quindi e anche col Sassuolo, il Sassuolo è una squadra che contro le grandi dovrà un po' di spazio per allargarsi nel campo, per allungarsi bene, per girarla velocemente sugli attaccanti, per mettere in difficoltà le grandi squadre che fanno più fatica a correre indietro, per far fare all'Inter una partita
molto lunga, è stato bravo anche il Sassuolo. L'Inter non aveva cominciato male quella partita, però la stagione dell'Inter la divido per ora in, se proprio la devo dividere in capitoli, mi sembra ci sia un romanzo di una grande interezza, ma se devo scegliere tre capitoli, c'è un Inter fino al derby, ci sono le tre partite successive, un po' di riflusso dopo questa grandissima partenza, e ci sono secondo me le ultime che sono molto promettenti. Ieri sera per me è una grande partita, io poche volte negli ultimi anni ho visto il Benfica maltrattato così in campo. Andiamo a Milano adesso per salutare Andrea, buon pomeriggio e benvenuto. Sì, buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori. Prego la domanda. Volevo una considerazione sul pensiero ultimo di Arrigo Sacchi di questi ultimi anni nei confronti dell'Inter, che lo vedo con un po' di livore, perché comunque sminuisce sempre il gioco, che può essere bello, brutto, piacere, non piacere, però indubbiamente non si può dire che è basato su catenaccio, contropiede, antico e questo genere di commenti sempre che fa nei confronti dell'Inter, non riconoscendo mai che a volte si può giocare bene, male, però non si può continuare a parlare solo di calcio antico. Addirittura nel derby dopo il 5-1 ha paragonato a catenaccio. Uh-huh. È una considerazione su questo pensiero che ha Sacchi e la subitanza che a volte alcuni addetti ai lavori hanno, che nessuno riconosce che a volte sono passati ormai 35 anni, il calcio è cambiato, può vederla anche in modo sbagliato, lui non è il portatore della verità. Tutto okay. Qui, ascolto per radio, grazie. Grazie, grazie a te Andrea. Cosa ne pensi, Marco? Non è portatore della verità, ma è portatore dell'opinione, la sua, la mantiene. L'importante è lasciare che l'opinione sia messa alla prova dai fatti, a volte cambiano. È chiaro che c'è una preferenza di base anche per un certo assetto geometrico, no? La difesa a 4 invece che la difesa a 3 o a 5, poi senza palla è a 5, con la palla diventa tutta un'altra cosa. E quindi si parte nel solco di una difesa coerente, di un'idea di stare in campo. Poi però io sull'Inter penso di non, insomma, difendo anche un po' una mia di coerenze. Per me l'Inter non solo è forte, ma ha giocato anche tante volte bene in questi anni, perché partiamo dalle caratteristiche. È una squadra che è vero che poi in campo sta in un certo modo, ma non ha mai giocatori che saltano l'uomo. L'Inter per arrivare al tiro, per arrivare alla conclusione, ci deve arrivare di geometria, di movimenti, salta l'uomo con i movimenti, salta l'uomo con i passaggi, quindi con un'armonia, no? di scacchiera, no? Se vuoi. Quindi un po' dovrebbe piacere a Arrigo Sacchi questo, cioè l'Inter se tu vuoi fare ieri sera arriva al tiro o con un recupero palla molto alto, tanto c'è stato un momento fra il 50esimo e il 65esimo l'Inter la fa 5 gol allo stesso modo, oppure partendo da dietro, allungando bene gli esterni, portando dentro le mezzali, facendo partecipare, e poi avere anche il 5-3-2 in campo, ma la partecipazione di bastoni al gioco è massima, no? Cioè se poi usi i difensori come centrocampisti, spesso come ali aggiunte, anche loro partecipano, quindi nel creare calcio, l'Inter quando gioca bene crea tanto, produce tanto calcio e lo produce tutto così, movimenti, intercetti, movimenti, geometria, corse in avanti, corse, movimenti che procurano spazi ad altri in cui corrono dentro. A me pare addirittura che con Thuram tutto sia anche più semplice e si conservi meglio Lautaro dentro l'area di rigore. Poi porti più volte al tiro Lautaro, poi Lautaro c'è entra a Salerno, tocca 4 palloni, fa 4 gol, ieri ne poteva fare 5 Lautaro. È vero, però, sì. Sì, e magari ieri gli è mancato un centimetro per farne 5. Però anche ieri ha prodotto tanto, quindi insomma io trovo nell'Inter invece una grande armonia di squadra nel produrre calcio, una grande interpretazione collettiva di tutte le fasi. Sta più bassa di come piace a Sacchi, ma è stando più bassa che non avendo uomini bravi nel dribbling si fa degli spazi dove puoi correre, cioè ha questa caratteristica, no? Potrebbe stare più alta, ma se va in tasa all'aria, poi non avendo gente che le salta in dribbling farebbe più fatica, no? Ma produce tanto. Io le squadre possono avere un'idea, ognuno può avere la sua idea di come stare in campo, poi io valuto quanto calcio fanno, quanto tirano, quanto producono. L'Inter quando sta bene produce tanto, produce più di tutte.
Assolutamente, intanto ti giro anche una notizia ufficiale, Marco Bucciantini, perché il Mondiale 2030 è stato assegnato e si giocherà in Spagna, Portogallo e Marocco, ma attenzione, ad eccezione delle partite di apertura del torneo, che in realtà si svolgeranno in Uruguay, Argentina e Paraguay, come omaggio simbolico al centenario del Mondiale che venne disputato nel 1930 in terra uruguayana. Quindi questa è la decisione, che ne pensi? Sarà un altro Mondiale molto itinerante, Marco? Sì, cioè le partite inaugurali, le partite nel senso giocheranno magari bisogna vedere chi va a giocare là. Infatti, questo ancora non è stato chiarito, si parla al plurale però, quindi più partite in Uruguay, quindi, Argentina e Paraguay. Intanto mi pare che sono 6 le nazioni che lo ospitano. Sì, praticamente sì, a parte che in Sud America ci sarà solo la fase iniziale, le partite di esordio, però in gran parte poi si svolgerà in Spagna, Portogallo e Marocco, resta comunque un disagio per chi dovrà giocare comunque in Sud America. Curioso mettere insieme Marocco con la penisola iberica, addirittura due continenti differenti. È vero che lo settore di Bisterra si passa, In Sud America però insomma è un po' più complesso, è un po' più largo. però posso dire una cosa? Sì. Guarda, te la giudico così, potevano anche andare, si è parlato anche dell'Arabia, no, per questi mondiali, esatto. Si pensava che tutto il marchettone, tutto il girare di questi soldi portasse là. Posso dire che anche se viene complicato da questo omaggio, è un omaggio alla storia del calcio, è cultura del calcio. Questo è vero. E quindi secondo me poteva andare molto peggio. Cioè, potevamo fare un passo nell'oscurantismo del calcio e siamo rimasti nella cultura del calcio. Quindi ora così la prima cosa che mi viene in mente è un sospiro di sollievo, dove vedo riconoscenza per la storia, per la memoria, per la tradizione. Io sono contento, non che abbia niente contro l'innovazione, ma per me l'innovazione è una cosa più seria dell'afflusso di denaro. Quindi posso dirti che sono contento, guarda. Ricordo anche le nostre coordinate 366-784-122 per SMS, WhatsApp e note vocali, oppure 334-773-0020, numero buono per prenotarsi ed intervenire in diretta. C'è Marco Bucciantini collegato con noi, pronto a rispondere a tutte le vostre domande, e ci siete anche voi anche attraverso i vocali come questo. Buonasera sportiva, diamo un grande e giusto risalto al più grande giocatore di tennis italiano di tutti i tempi, Jannik Sinner, 22 anni, alto a Tesino, veramente un ragazzo d'oro, fantastico, oltre che un grandissimo tennista. Grande Jannik, grazie per le emozioni che ci dai. Ecco Marco, Jannik Sinner che riesce a vincere a Pechino, batte per la prima volta Daniil Medvedev, quindi un grande successo, ATP 500 per lui, è una svolta significativa nella carriera di questo tennista italiano, giovane tennista italiano, cosa ne pensi? Allora, non è una carriera che sta vivendo di svolte, è una carriera che noi vogliamo far vivere di svolte, perché abbiamo bisogno subito di vittorie, è una carriera secondo me invece di inesorabile miglioramento. Il ragazzo ha talento, fluidità, sa esprimere velocità, si è presentato così, però si è presentato con poco tennis, anche perché lui di tennis ne ha giocato poco, cioè non è che non ha giocato a tennis, ma rispetto a altri che fanno tanta trafila nelle battaglie giovanili, si costruiscono una malizia, conoscono diversi tipi di situazioni da affrontare. Lui è arrivato un po' diretto nel mondo dei pro, in uno sport che ha scelto più tardi rispetto, che ne so, ai Rune, agli Alcaraz, che sono più giovani agonisticamente, ma non sono tennisticamente più giovani, sì, anzi è il contrario. E poi è arrivato con tanti margini che cominciamo finalmente a vedere, non tanto poi può ancora migliorare nel servizio, può ancora essere più solido col dritto, che comunque comincia a manovrare bene anche sulla direzione anomala, non solo a menare forte, è tantissimo migliorato nel gioco verticale, cioè nella rete, nella palla corta, che è fondamentale per uno che tira così forte. A un certo punto, dopo tanta pressione, sbaraglia dell'avversario con un colpo definitivo e non sia solo la bordata. È straordinario di rovescio, lo era dall'inizio ma lo è sempre di più. Ieri Alcaraz non l'ha mai fatto pensare su quella diagonale. Alcaraz, se non pensa, va un po' in difficoltà, perché è un giocatore che ha tanto tennis e ha bisogno di pensarlo tanto. Però oggi è andato sotto anche a Medvedev da quella parte. Medvedev invece lo sapeva tenere, allontanandosi dal campo, mischiando le carte. Invece oggi l'ha messo sotto, il punteggio non è reale. Sinner poteva vincere in modo più netto sia il primo che il secondo set, ha avuto quasi sempre lui le occasioni per allungare.
Quindi è migliorato nei punti di forza ed è migliorato nei punti deboli, e quindi sta succedendo tutto quello che deve succedere quando quelli di talento ci mettono sopra il talento di migliorare, il talento del lavoro. Può ancora migliorare in tutto, in quello in cui è già migliorato e nelle gambe. Sta succedendo quello che doveva succedere, ma non sta rivoluzionando niente. Dall'inizio dell'anno sta mettendo dentro prove di miglioramento, soffriva giocatori vari, invece va al quinto con Tsitsipas, la va sempre tenuta a distanza, va al quinto in Australia e lo batte poi a Rotterdam. Soffriva la fantasia dei Dimitrov adesso, o dei Fuksovic, adesso li batte, cioè quelli che sapevano rallentare il gioco, lasciargli quella palletta motrice, adesso li batte. Non ha mai sofferto Alcaraz, per quello che dicevo prima, perché gli toglie molto tempo a questo straordinario, alla ricchezza del suo gioco, ecco, non gli permette di dare ricchezza al suo scambio. E infatti ha continuato a batterlo, l'ha battuto 4 volte in tutte le superfici. Oggi la partita che timbra questi miglioramenti, batte anche Medvedev, però le ultime partite con Medvedev era stato più vicino, era stato molto più vicino, non era più quello di 2 anni fa che lo metteva in imbarazzo, c'era sempre stata partita, oggi c'è stata anche la vittoria. Ci siamo, sta arrivando, sta collocandosi vicino agli altri per rivaleggiare anche negli slam. È il numero 4 del mondo, è indiscutibilmente il numero 4 del mondo, per me il numero 5 è Zverev, ma è indiscutibilmente il numero 4 del mondo. Però gli slam li vincano i primi 3, quindi bisogna fare l'ultimo passo, che è il prossimo, e sarà quello di arrivare in fondo allo slam, di giocare 7 partite in uno slam. Non gli è ancora successo, ma come vedete, quando un talento il talento di Sinner era evidente nella fluidità del braccio, nella capacità di generare velocità in qualsiasi situazione di gioco, e col talento del lavoro ci sta mettendo anche il tennis, e quando le cose vanno così prima o poi succedono tutte. Cioè Sinner è uno di quei talenti per cui i miglioramenti lo portano a tutto. C'è chi è arrivato nel tennis già pronto come Alcaraz, e paradossalmente può avere meno margini di miglioramento perché c'ha già tutto, può migliorare ancora quel tutto, ma c'ha già tutto. E chi invece, se crede nei miglioramenti, può arrivare a quel livello. Me lo sentivo, non voglio fare quello che dice, l'avevo detto, a me piace molto dire così, però ve l'ho detto tante volte alla Geosportiva, ma proprio tante volte l'ho detto, è vero. Ma proprio tante volte, che bisognava semplicemente avere un po' di pazienza, perché tutti i numeri di Sinner, la percentuale di vittoria nelle prime 100 partite superiore a Federer, vicino a Djokovic, i titoli che intanto vinceva, quelli che poteva, i 250, certo, come si avvicinava al vertice, era tutto in crescita. Andiamo adesso a Caserta, lo facciamo per salutare Emilio, buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva. Emilio? Non riusciamo sì, a sentire. Sì, pronto. Ok, pronto, ti sentiamo, buonasera. Vai pure allora, con la domanda. Ok, complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, io insomma sono già da 3 anni, questo è il 3° anno che sento dire che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Però secondo me qua si fa un po' di confusione tra essere più forte e magari avere una rosa più ampia, più profonda, e dei cambi diciamo più importanti, diciamo come cambi. Perché secondo me la squadra più forte del campionato è quella che vince il campionato, non quello che a settembre si pensa che possa essere la più forte. E poi secondo me c'è anche un altro aspetto che non sottovalutiamo. In una squadra non contano solo i giocatori, ma conta anche l'allenatore. Cioè l'allenatore è fondamentale in una squadra. Secondo me incide un 25-30%. E secondo me Inzaghi, cioè, non incide quel 25-30%. Perché 2 anni fa si è fatto soffiare uno scudetto. L'anno scorso è arrivato 20 punti indietro, insomma, a Napoli. Con la Lazio aveva uno scudetto in mano e poi l'ha perso contro la Juve. Cioè io voglio capire con che parametri possiamo dire che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Okay. Cioè su quali numeri? I numeri non ci sono. Cioè come si fa a dire una roba del genere? Quanto ci saranno i numeri possiamo dire? Va bene. Ascolta, lì che Marco. L'Inter negli ultimi 5 anni è la squadra che ha vinto più trofei. Ti basta come numero. Qual è la squadra più forte? Quella che vince di più? Non solo, io non sono un fanatico della vittoria, ma è quella che ha vinto più trofei. Ha vinto un campionato, negli ultimi 5 anni ha vinto non la Juve, non l'Inter, non il Milan, uno il Napoli, e quest'anno si gioca al quinto. Ha vinto un campionato a testa, l'Inter ha vinto anche più trofei intorno. L'Inter ha fatto la finale di Champions,
nella quale è rimasta in partita fino al 95esimo contro il City. Difficilissimo rimanere dentro la partita contro il City, è vero che una finale paralizza un po' le squadre abituate a giocare come il City, ma come c'è rimasta dentro, è arrivata una finale comunque dopo aver eliminato da subito il Barcellona. Il Barcellona quest'anno lo vedremo, arriva in fondo alla Champions, non era in una fase di crescita, in un percorso, quella è la squadra che poi ha vinto la Liga, l'Inter ha eliminato la squadra che ha vinto la Liga, è uscita aperta al 95esimo con quella che ha vinto la Premier, è passata nel mini girone italiana dove c'era anche quella che ha vinto il campionato, però l'ha eliminata il Milan, ma poi l'Inter ha eliminato abbastanza nettamente il Milan, ha eliminato le squadre portoghesi che negli ultimi anni avevano sempre fatto fuori le altre italiane. Io intendo, ovviamente lo scorso anno la squadra più forte d'Italia è stata il Napoli, ma non c'è dubbio, l'anno prima il Milan era come l'Inter, su dettagli e sul senso incredibile di squadra creato quell'anno lì da Pioli suoi e dai giocatori, il Milan ha vinto il campionato, ma erano ovviamente vicine. Ma nell'arco degli ultimi anni, se allargo l'analisi, la squadra più forte degli ultimi 5 anni è l'Inter, come forza media, come costanza di forza, come espressione di forza nell'arco del quinquennio, cioè non ho dubbi di questo. Ha vinto un campionato, è quella arrivata anche più seconda di tutti, perché arrivò seconda già dietro la Juve, è arrivata seconda dietro il Milan, lo scorso anno è arrivata terza, ma alla fine ha sgattato quando aveva bisogno di punti, è sembrato un po' padrona quando aveva bisogno di punti in campionato, l'ha fatti, poi il Napoli ha anestetizzato tutti, il secondo posto di solito è un po' più alto della quota in cui l'ha preso la Lazio. Complimenti alla Lazio, per carità, grandi complimenti alla Lazio. Quindi, come continuità, i risultati lo dicono che l'Inter è la più forte, è quella che ha fatto più punti, è quella che segna. Ora devo andare a controllare, ma già quest'anno è prima nei parametri gol segnati, gol subiti, cioè ci sono dei parametri che danno l'Inter come squadra più forte. Per me è anche un'impressione, ma non è detto che poi tutti gli anni sia più forte. Lo scorso anno è la squadra migliore. Magari non era più forte, ma la migliore è stata nettamente il Napoli. Ecco, magari si può fare questa distinzione. Nel calcio vincono i migliori, non sempre i più forti. E più forti poi lo devono dimostrare in campo di esserlo. Poi su titolari, non titolari, è vero. Io penso che il margine dell'Inter aumenti al 66esimo. Anche quello penso di averlo già detto diverse volte al microfono aperto. La vedo lì. La vedo più forte anche ragionando che al 66esimo, ora manca Arnautovic, è diventato Quadrado, una squadra che può mettere in campo rinnovare gli esterni, rinnovare una mezzala, rinnovare il centravanti, rinnovare un giocatore in difesa come nessun altro, cioè i primi 5 cambi dell'Inter per me sono più forti del campionato e anche quello fa parte della forza sopra l'11, magari se ragiono sull'11 puro quando stanno tutte bene faccio più fatica a mettere in gerarchie Inter, Napoli e Milan, ma nei 16 vedo meglio l'Inter quest'anno, poi vediamo, poi quell'altra sono squadre forti, sono squadre forti e molto consapevoli. Chiudiamo il nostro microfono aperto, Marco, con l'osservazione, la domanda che ti gira Samuel da Caltanissetta, che ti chiede: con i giocatori che si ritrova in organico alla Juventus, secondo te quale sarebbe l'allenatore ideale, se c'è un allenatore ideale? No, la Juventus non è costruita bene, ma non è costruita, cioè la Juventus negli ultimi anni ha aggiunto giocatori con un tentativo di tantim più pronunciato lo scorso anno, che con un'attenzione al bilancio quest'anno ha provato a vendere centravanti per prenderne uno che nel rendimento istantaneo valeva uguale Lukaku Vlahovic, ma gli permetteva probabilmente di prendere qualche soldo e continuare a investire un po' sulla squadra, penso a Berardi, penso a altri, invece poi alla fine non ha potuto fare niente, deve continuare a lavorare sui giocatori, a migliorarli, deve migliorare. La Juventus in questo momento non è, per me come organico non è forte come le altre, perché è disuguale anche nelle parti, e quindi l'allenatore migliore per la Juventus è quello che riesce a migliorare i giocatori, a migliorarli con un'idea di gioco, sceglietelo voi, ognuno scelga il suo, ognuno abbia le sue preferenze, scelga il suo, e se un tifoso juventino se lo domanda è perché non ha fiducia in quello che ha visto in Allegri negli ultimi 30 mesi. Io quest'anno ho visto un po' di più, però ecco, le prossime due partite sono importanti, Derby e Milan devono lasciare la Juve in classifica, la Juve è in classifica, l'anno scorso in questo periodo non c'era, ma dare anche l'impressione che è un po' cresciuta nella metà campo avversaria, anche con personalità, anche nelle partite difficili, deve tornare a fare, non si arriva ai risultati puntando al risultato, si arriva ai risultati migliorando come squadra. Io la dicotomia
efficace e bello, lo sapete, la nego, cioè una squadra bella migliora i giocatori, migliora l'umore di chi la guarda, migliora l'entusiasmo, migliora il senso e poi quindi migliora anche i risultati. Una squadra risultati e alla fine poi qualche punto alle ambizioni. Io quindi la Juventus deve migliorare i giocatori dentro individualmente e dentro un'idea, allora può essere competitiva, approfittando che ha più giorni degli altri per allenarsi, può essere competitiva anche lei, però per me parte quarta. Sull'allenatore l'ho già detto, la Juventus deve fare prima o poi, dovrà fare quello che ha fatto sempre quando ha riaperto i cicli. E la Juventus, io conosco tre cicli della Juventus: uno aperto con Trapattoni, un anno di esperienza in panchina, uno aperto con Lippi, un anno e qualche partita in Serie A, una bella Serie B, ma insomma la Juve fece l'allenatore, e uno l'ha aperto con Conte, uomo Juve, predestinata alla Juve, ma un bel campionato a Siena, in Serie A anche lui tante di poco e male fino a quel momento, ci hanno creduto loro in Conte, ci hanno creduto, cioè la Juventus di solito crea, capito, squadre, giocatori, allenatori dentro una sua filosofia, ma le intercetta in quel periodo della loro carriera, ci cresce insieme. Secondo me questo è cultura, è tradizione, no? È marchio Juve, quindi mi sto già avvicinando a un identikit, no? Cioè la Juventus ha sempre le migliori edizioni della Juventus, i cicli della Juventus sono cominciati con questa idea di artigianato, ecco, fammi usare questa bella parola. Poi ti scegli tu, io ho detto, per esempio, per me Dionigi è un allenatore che proposto una grande squadra, ci finisce anche fisicamente, mi sembra adatto, però perché magari anche altri, e poi mi dispiace, magari sta bene a Sassuolo, magari porta a Sassuolo in Europa, non lo so. Sto per dirti, pescherei su quelle idee in provincia, dove la Juve ha sempre trovato gli uomini per aprire i cicli. Marco Bucciantini, è stato un grande piacere, grazie per essere stato con noi, alla prossima, ciao. Sì, un bocca al lupo a Allegri, perché non è che volevo far fare no, infatti, io, infatti. Ho raccontato uno scenario, cioè a me secca sempre, cioè se dalle parole... sembra che tolga il lavoro a qualcuno, cioè massimo rispetto per la gente, sono gente che lavora, gente che sicuramente ci mette del suo, io il lavoro l'ho detto tante volte, ho perso il lavoro 3 volte nella vita, quindi lo so, mi darebbe fastidio che uno parlasse del mio lavoro così, ma si sta parlando di uno scenario, certo, giusta la precisazione, grazie Marco, alla prossima, ciao.